è un dato di fatto che se da bisogno e necessità a Piacenza in modo particolare di rinnovare i mezzi che sono assolutamente oramai obsoleti e particolarmente inquinanti, ed un trasporto pubblico che abbia dignità deve assolutamente fare in modo che per i cittadini, per l'esempio che offre, sia assolutamente non inquinante. Quindi questa è certamente una buona notizia. Non ho idea di quanti mezzi però arriveranno a Piacenza, e quindi io spero che ce ne siano parecchi a disposizione proprio per sostituire quelli più vecchi e più obsoleti. Ho visto che comprano sia Euro 6 che Euro 5, quindi certamente è un investimento importante. Spero poi che nel tempo vengano sostituiti tutti, e soprattutto quella critica che abbiamo sempre mosso a SETA al trasporto pubblico piacentino è che comunque oltre ai mezzi occorre anche una riorganizzazione che permetta un'incentivazione della quantità delle corse e degli orari, perché c'è bisogno di sostituire il trasporto privato con trasporto pubblico, perché è l'unico modo per permettere alle persone di potersi spostare non usando la macchina, perché è una mobilità sostenibile quella che è la mobilità futura di Piacenza. Quindi quello che auspico è che questo sia solo l'inizio di un percorso di una società che ha avuto un sacco di problemi, che sicuramente ancora adesso ne ha, ma che ha bisogno ovviamente di forte spinte per riuscire a diventare invece importante a Piacenza e sostituire la mobilità privata. Secondo lei i piacentini sono sensibili verso l'uso dei mezzi pubblici appunto per i benefici che ne può avere l'ambiente? Di fronte al riassetto dell'organizzazione, secondo lei ci sarebbe anche un maggiore uso dei pullman? Io penso sicuramente di sì, perché non vedo, perché una persona che ha la possibilità di non utilizzare la macchina, che comunque ha dei costi, e tra l'altro in città, in centro città Piacenza, che è piccola, assolutamente se ne può fare a meno, ma non vedo perché non dovrebbe utilizzare dei mezzi comodi e corse frequenti con magari appunto degli abbonamenti incentivati, perché poi anche questo è importante, cioè bisogna pensare in generale a una mobilità che possa agevolarlo il cittadino il più possibile. Io credo che ci sarebbe della sensibilità assolutamente, però occorre che il trasporto pubblico sia assolutamente competitivo col mezzo privato, questa è la cosa fondamentale, quindi più corse, più orari, più possibilità di collegamenti.